Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Lele King TV. C'ho sempre l'aiutante Anita qui a fianco a me. Quest'oggi faremo il Ce lo mi manca delle figurine che abbiamo trovato domenica, nello spacchettamento di domenica con i saluti e quelle che abbiamo scartato nella live che abbiamo fatto il figurina quiz delle figurine 2007-2008. Ragazzi, se non vi ricordate, a fine live mi avete chiesto di aprire una gommaglia e quelle figurine sono finite qui in mezzo a questo mazzetto. Allora, la prima figurina è quella dell'Atalanta, della formazione dell'Atalanta. Mi pare che ce l'ho. E infatti, non sbagliavo. Quindi già iniziamo col primo doppione. Vediamo quante riusciamo a metterne questa volta. Il penultimo, l'ultimo ce l'ho, mi manca, è andato abbastanza bene. Questo vediamo. Sansone del Bologna, ce l'ho. Eccolo. Del Brescia abbiamo trovato la maglia, ma io per quello mi ricordo, forse ce l'abbiamo. No, mi manca bene, ragazzi. La maglia del Brescia manca. Quindi una riusciamo a attaccarla perlomeno sul nostro album. La figurina numero 88 della maglia del Brescia. Poi andiamo al Cagliari, dove abbiamo trovato Cacciatore con la figurina numero 95, ce l'ho doppione. E Nandez 104 ce l'ho. Poi abbiamo Rog col 105, altro doppione. Cigarini col 106, doppione. Del Cagliari abbiamo trovato per adesso tutti i doppioni. Abbiamo poi l'autobus, qui mi manca la 120, la parte posteriore dell'autobus ci manca. Altrimenti sarebbe stata una tragedia, ragazzi. Una tragedia, perché del Cagliari abbiamo trovato praticamente oltre all'autobus altre quattro figurine, cinque figurine di una squadra. Siamo riusciti a metterne una soltanto, che è l'autobus. Andiamo avanti, andiamo al Genoa, quindi saltiamo la Fiorentina. Andiamo al Genoa, dove abbiamo trovato la figurina numero 163, che ce l'abbiamo a Cutelo. Quella dietro con Sean e Pandev ce l'ho, quella speciale. Poi Hellas Verona, la 199, ce l'ho. Stepischi, attaccante polacco della squadra di Verona. Poi abbiamo trovato la maglia, sempre dell'Hellas, altro doppione. Andiamo all'Inter, dove abbiamo De Vrij col 209 e l'abbiamo trovato, ragazzi. De Vrij, praticamente per finire questa parte dell'Inter, la prima parte ci manca Sensi. Perché poi nella parte dietro mi pare che manca qualche altra figurina dell'Inter. Bene, comunque De Vrij l'abbiamo attaccato. Poi Padelli è doppione. Di qua poi ci manca la maglia, l'autobus e mezza squadra della Juventus, che abbiamo veramente pochissime figurine. La 255, Bernardeschi, eccolo qui. Ci mancava. E l'abbiamo trovato. Della Lazio non abbiamo trovato nessuna figurina, infatti i tifosi della Lazio non l'abbiamo potuti salutare, ce l'abbiamo salutati alla fine dello spacchettamento. Poi troviamo Maccariello del Lecce col 305, questa ci manca, Maccariello. Poi giriamo perché abbiamo la curva del Lecce, la 323, che poi il Lecce, ragazzi, è l'unica squadra, a me me lo deve spiegare la Panini, perché non ha l'autobus sull'album ma ha la curva. Non so per quale motivo, che è pure meglio secondo me, è meglio la curva che l'autobus, perché con l'autobus ma che ci fai? Forse vanno a piedi i calciatori del Lecce, ma non penso sia così. Andiamo al Milan, dove abbiamo la 340, Çalhanoğlu ed è doppione. Chissà quale sarà la prima squadra di Serie A che riuscirò a completare. Poi abbiamo del Napoli la 367, Fabian Ruiz, grandissimo giocatore spagnolo, e ce l'abbiamo. Del Parma non abbiamo trovato nessuna figurina. Poi
Andiamo alla Roma, dove Paolo Lopez ce l'abbiamo, quindi è doppione. Alla Samp, dove abbiamo trovato la figurina 450, che è Ronaldo Vieira, che ci mancava. Quindi va benissimo così. Ragazzi, poi come al solito lasciate un bel like a questo video e commentate la vostra figurina preferita fra quelle che vedete durante questo spacchettamento. La 451 Barreto ce l'ho. Poi andiamo alla Spal. Questi rumori che sentite è Anita che sta bevendo. Che mentre noi stiamo facendo il video, lei sta bevendo e mangiando popcorn. Ha un posto in prima fila. Poi abbiamo la 503 Eletica che ci manca bene perché del Sassuolo siamo messi male. Meno male che abbiamo trovato il secondo portiere. Almeno mettiamo qualche figurina. 514 D'Alessandro ce l'ho. Andiamo al Torino perché abbiamo trovato l'autobus. Secondo me questa parte di autobus. Anita gli ha creato il popcorn. La parte anteriore dell'autobus, C'è anche eccolo. un altro locale per Ci te. manca. E poi ragazzi, seguitemi anche sugli altri social, anche su TikTok, perché su TikTok abbiamo fatto un video spettacolare con Anita, vero? Allora, poi abbiamo Pussetto. Giocatore argentino dell'Udinese che ce l'ho, eccolo qui, è doppione col 574. Poi sempre dell'Udinese la 582, l'ho trovata addirittura due volte, sia nella gommaglia che abbiamo spacchettato l'altro giorno in live, sia nello spacchettamento di domenica che è Mandragora con De Paul nella figurina speciale. Quindi addirittura doppia l'abbiamo trovata. Poi andiamo al calcio femminile dove c'è la 591. Eccola, ce l'abbiamo. Poi andiamo alla serie B, dove troviamo la figurina del Benevento della squadra La Rosa e ce l'abbiamo, è doppione. Poi alla Cremonese, dove abbiamo trovato la 635, che è sempre la squadra e ce l'abbiamo. Poi 647 del Crotone, altro doppione. Eccolo, ci manca la 645 per finire il Crotone. Per adesso mi pare di Serie B abbiamo finito soltanto il Perugia. Fatemi controllare l'Ascoli, no, il Benevento no, il Cosenza no, il Cittadella abbiamo terminato e se non sbaglio il Perugia, adesso andiamo a controllare. 678 della Salernitana e del Livorno. Oh, bene, bene, bene ragazzi, terminiamo anche il Livorno con questa figurina. La 678 con Marsura. Bene, Brignola e Murilo. Allora, il Perugia non l'abbiamo terminato, ragazzi. Abbiamo trovato la 681 con Vicario, Fulignati e Rosi che ce l'abbiamo. Poi andiamo avanti perché troviamo la Sernitana col 711, il Pescara abbiamo terminato anche. La 711 ce l'abbiamo che sono Micai, Vannucchi e Lopez e a doppione. Andiamo agli allenatori perché troviamo la 766 degli allenatori. Però una squadra perlomeno l'abbiamo terminata. Virtus Entella manca soltanto lo scudetto. La 766 ce l'ho perché Dionisi e Boscaglia ce l'ho del Venezia e della Virtus Entella. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, seguitemi anche sugli altri social, soprattutto su Twitch, ragazzi. Mi farebbe enorme piacere se mi seguite anche su Twitch. Questi sono tutti i doppioni che abbiamo trovato, ve li faccio vedere velocemente e poi facciamo la media di quanti figurine abbiamo attaccato come solito. Insomma, ragazzi, arrivati a questo punto non è facile trovare figurine mancanti. Grazie
lo sapete più che bene che è difficile. Allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. L'altra volta ne avevamo attaccate 11, ma c'era un pacchetto in meno. Questa volta sono 6 pacchetti perché bisogna considerare anche quello della gommaglia che abbiamo aperto durante la live. Io ragazzi vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!